Aspettando questa sera le macro tematiche del presidente nazionale PD Stefano Bonaccini, il palco del Circolo Arci ha aperto ieri sera i dibattiti della festa dell'unità di Villa Fastigi con le politiche comunali. Accolti dagli esponenti Dem Giampiero Bellucci e Luca Di Dario e intervistati da Mauro Rossi, l'assessore Andrea Nobili, che ha sottolineato il tesoretto di 50 milioni a bilancio, la consigliera Giulia Vitali, che ha lodato le virtuose politiche di intercettazione fondi PNRR, e il sindaco Matteo Ricci al centro della scena fra personali bilanci di fine mandato e attacchi alla regione. Sul primo tema Ricci ha marcato la congiunzione favorevole rispetto al predecessore Ceriscioli. 10 anni ci sono stati due fatti straordinari che invece ci hanno consentito di cambiare registro. Il primo è stato lo sblocco del patto di stabilità nella scorsa legislatura e in questa legislatura la nostra capacità di intercettare i bandi nazionali a partire da quelli del PNRR. E quindi questa capacità di attrarre fondi trasforma questi 9-10 anni in due mandati di grandi investimenti pubblici. Sono tanti, però se me ne hai chiesto uno, io partirei dalla scuola più sostenibile d'Europa, che è la scuola che abbiamo fatto in Viale Marmora Pantano. Ricci non ha dubbi sull'opera che l'ha reso più orgoglioso, così come non ha dubbi sulle opere necessarie per fine mandato. Inaugurare il vecchio palazzetto dello sport e l'interquartiere di Muraglia. Queste sono due cose che ci siamo dati come obiettivo prima della fine del mandato. Fra le politiche degne di menzioni, Ricci sottolinea quelle sui servizi sociali. Però abbiamo messo più soldi rispetto al passato, che già la spesa storica del comune era altissima, sia sul sociale che sui servizi educativi. E infatti, nonostante i problemi sociali che ci sono anche nella nostra città, legati alla povertà, legati al disagio abitativo fortissimo in questo momento, non ci sono emergenze sociali in nessun settore. Ci sono problemi, ma non ci sono emergenze, nonostante l'aumento dei bisogni. E quindi io credo che questa è una cosa che purtroppo è una delle cose che riusciamo a raccontare meno, ma è lo sforzo che siamo riusciti a fare per rafforzare ulteriormente il sistema di welfare e il sistema educativo nella nostra città senza aumentare le tasse locali. È un Ricci che si accalora sull'attuale gestione politica regionale, soprattutto su quanto sta avvenendo attorno all'ospedale di Muraglia. La cosa assurda della regione qual è? È che tu devi fare l'ospedale nuovo, sul quale sei in ritardo, ti sollecitiamo ad andare avanti velocemente, invece di andare avanti velocemente anticipi trasferimenti, quindi anticipando disagi che ci saranno, ma li anticipi e li prolunghi nel tempo in maniera ingiustificata. Attacchi ad un centrodestra richiamato all'assunzione di responsabilità. Se dopo 3 anni tu non ti prendi le responsabilità e non sei in grado di migliorare le cose, significa che non sei capace a governare le cose complesse. Significa che sei bravo a sparare a zero in campagna elettorale, ma non sei capace di dare le cose complesse. E noi dobbiamo cominciare a farle emergere questi aspetti, perché altrimenti non svolgiamo al meglio il nostro lavoro, sia istituzionale che politico. Sul turismo, aveva puntato tutta una strategia su Mancini. Cioè, se voi dite cosa ha fatto la regione sul turismo in questi anni, a me viene in mente Mancini. Analisi della promozione territoriale che si estende anche alla questione di Pesaro capitale della cultura. Io ancora devo sentire un amministratore regionale che parla di Pesaro capitale della cultura. Lo dico per loro perché noi il casino lo faremo comunque, a prescindere. Ma io penso che sia una grande opportunità per tutta la regione Marche, la capitale della cultura, e mi sembrano ancora molto, molto timidi. Ecco.